Dovremmo esserci. Merda, merda, no! Mi sono ammazzato. Peccato. Mi sono suicidata. Ancora devo capire bene con questi due. Nuova versione. Oh, un nuovo personaggio che si può sbloccare, mi sa. Oh mio Dio, se è solo, forse ce la possiamo fare. Vai. Forse. Dio è. Sbaglia abbastanza facilino. Sono io che sto riuscendo con l'inco. Con l'inco? Sì. That's a lot of damage. Madonna, che zero, 0%, raga. Vabbè, intanto buon Natale Xanx. Buon Natale Xanx, ciao. Ah già, anche a Vale. Forse. Ci lieva. Nel sì. frattempo abbiamo scoperto... Buon Natale, belli, buon Natale, Cesare. Buon Natale. Mi si sente bene, perché io ho scoperto, risentendo la live di Three Houses, che dopo l'aggiornamento... era preamplificato praticamente il suono con le impostazioni di prima, e quindi la mia voce sovrastava troppo. Intanto spero per che adesso ci si senta senza troppo. Un saluto anche da Manu. Ciao Manu. Ciao Manu. Buon Natale anche a te. Allora, noi in realtà volevamo fare l'avventura in due. Esatto, io nel frattempo stavo smanettando un po' qui per capire. Però abbiamo scoperto che non si può fare l'avventura in due. Quella è una brutta cosa, sinceramente. Che è una brutta e stupida cosa, visto che altre cose si possono fare. Orsha what? Ok, ho capito com'è. Lanciala però sta cosa. Che sono abituata adesso con un joystick solo, mi viene malissimo qua. Vabbè, scusa, gioca con uno allora. Vabbè, ormai. Hai cagato il cazzo. Che, come? Si è disconnesso un controller, niente. Vedi, è destino, devi usarne uno. Salve a tutti, buonasera, ben trovato. Vi piace questa grafica fatta aspettate. In un quarto d'ora? Che cazzo sta succedendo? Aspettate che non mi sta prendendo più i comandi. The controller is dead. Sì, the controller is fucking dead, ragazzi. Aspettate un attimino. Non mi sta prendendo i controlli. Non è che hai spento uno dei due? No. Sono accesi tutti e due. Che cosa cazzo sta succedendo? Accadono cose molto strane in quel di Super Smash. Allora, aspettate, ragazzi. Mi dispiace per... Oh, no. L'ha salvato automaticamente, salvano automaticamente. Oh, no. Nel frattempo vedete che ho provato l'infinito di... Ciao Bear. Cosa hanno visto le mie pupille? Cosa? Final Fantasy 12? Esattamente, Xanx, l'ho provato oggi per vedere se funzionava. Mi è preso un colpo perché mi diceva: la cartuccia può essere danneggiata, non sta partendo. Io ero là, ho detto no. Poi fortunatamente abbiamo risolto la situazione. Il Zodiac Cage. Parte il godimento. Esatto. Ah, tra l'altro si è visto anche Crash, Pokémon e Fire Emblem. Vabbè, Fire Emblem era abbastanza... Vabbè. Trito. Ok, allora. Ciao Leiluccia. Ciao Lelu. Ciao Lelu, vai. Vieni a farti fare una carezzina. Guarda. Piano farti piano. Farti fare una carezzina. Fatti adorare. Lei ora piano piano ti riconosce, vero amore mio? Signori, mi ha odorato una mano. Lo considero un mezzo successo. Ed è vicino. Vieni qua, sali amore, sali. Mettiti dietro di me. Nel frattempo, allora ragazzi, io stavo facendo questa. Allora, si può fare l'avventura. Sto prendendo il tabellone degli spiriti. Che possiamo fare in due? In realtà sì, quindi... Tenga. La ringrazie. Aspetta che ora dobbiamo... Aspetta, perché per ora ce l'ho settato se fossero due. Allora... Che ne pensa Mistress, chiede Xanx? Ovviamente i commenti di Vale non contano perché ora è solo un comprimari. Nel senso di cosa penso... Di Zodiac Cage, credo. Di Zodiac Cage, allora, l'ho provato pochissimo. Sto facendo questo perché Daruk è Daruk. Va bene. La trasformazione. L'ho provato pochissimo, ho provato giusto l'intro per vedere come si vedeva, per vedere un pochino com'è la situazione. Sicuramente non è il classico Final Fantasy, nel senso sì, è turnazione, però il fatto che già uno si muove nella mappa, devo un attimino comprendere meglio come si gioca, ecco. Non lo inizierò subito perché
bisogno, mi dispiace, di fare determinate cose prima di poter effettivamente giocarlo, anche perché ho tantissimi giochi, ragazzi, quindi devo un attimino capire. Sì, sei arrivato in quel momento della vita in cui c'hai tanti giochi ma poco tempo per Esattamente. fare le cose. Aspetta un attimo che voglio cambiare. Come si... Con questo. Ah, con questo? Con questo. Con questo. Lo mettiamo... Bianco è di classe, comunque. Bianco è di classe? Bianco è molto Mart pacifista. sposo? Va bene. Molto sposo. Vai, tutto Link che pronto. altro ha? Allora, Link ha questa che è Legend of Zelda Breath of the Wild, che tutti Ma conoscete. non ha quello verde. Questo verde classico. Ma no, questo è Link's Awakening, secondo me. Questo è sempre una versione però rossa di Breath of the Sì. Wild. Questo è Dark Link praticamente. Sempre Legend of Zelda Breath of the Wild fatto blu. Shake. Questo forse è più simile a Questo è quello più simile, originale. sì. È bianco. Questo è figo. Vogliamo provare Vai, bianco? bianco e Bianco bianco. è bianco, dai, la squadra bianca. Allora, noi purtroppo abbiamo pochi personaggi perché abbiamo scoperto che si sbloccano man mano che si fanno queste sfide o si va avanti nella storia. Quindi noi diciamo che laddove possibile vogliamo fare qualcosina, ecco. Super Smash. Il terreno in fiamme. Dio! Cominciamo. Oh merda. Vieni qua, Donkey! Boom! Oh Cristo! Mi raccomando. Ah, merda. Ragazzi, io non sono brava con Super Smash, ve lo dico subito. Ma nessuno è bravo. Oh, merda! Merda. Crepiamolo di mazzate! Oh no! Mi ha crepato a me di mazzate qua. Ah, i PS c'ha! Oh merda. Ah! Attento a non farti prendere dal mulinello. Sì, rimane. No! No, mi ha preso. Mi dispiace, raga. Mi ha preso. Peccato! Ah, quindi va PS, non l'avevo notato. Io mi devo imparare. Possiamo sbloccare Zelda? Oh! Vai, Zelda! Vai, 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 vai. Possiamo farlo tutte e due, spero. Sì, penso di sì. No, No, io. solo tu, Va vai. bene. Sei in tutti noi, Mia lui. principessa, te crepo de mazzette, vieni qua. Ecco. Vieni. Io ti amo e ti adoro come la pasta col pomidoro, C'è proprio. una grossa spada per te, Zelda. Esatto. E non è un senso buono. Fortunatamente la difficoltà per sbloccarli è molto bassa. Molto, molto bassa. Potete vedere la prodezza di Bloody È arrivata davanti allo nel schermo menare Zelda. pendenti a una povera donzella. Però non mi piace questa versione di Zelda, devo essere A sincera. me piace perché hanno voluto cambiare. Prima era il design di Twilight Allora, Princess. sono sicura che ci sarà anche la versione di cosa, come si chiama? Lo riproviamo nel frattempo da Rook. Scusate, ma per un ignorante come sottoscritto, come funziona sto robo? È praticamente Xanx, tu vedi che i personaggi hanno delle percentuali che vanno da zero man mano che salgono. Praticamente tu ti devi prendere a pugni e robe contro il nemico per fare in modo che la percentuale aumenti. Più la percentuale aumenta, più è facile che vengano sbalzati fuori Ok. dal ring. Questa è una modalità. C'è un'altra in cui hai tot PS e devi finirli, come in questo caso con Donkey Kong. Conchi conchi. Excuse me, princess! Beh, Ma attenzione. perché io comincio sempre sotto la merda? È perché siamo stronzi, per niente. Madonna, sto codo cimena. Vieni qua! No, perché faccio sta Sei una stronzata? cazzo di scimmia che si chiama Donkey, c'è qualcosa che non va. Il mistero di Donkey Island. Ah, mi ha ammazzato. Minchia! In una botta? Ma c'è sto coso che butta sto mulinello che. Vabbè. C'è Bowser! Sblocca Bowser, Bloody. Sblocchiamo personaggi nel Sono i frattempo, premi di raga. consolazione. Esatto, sblocchiamo personaggi. Tanto Leila. vale. Leila mi sta guardando come dire, ma che cazzo state facendo, raga? C'è Leila dietro la porta come a fissarci e dire: ma scusate, ma siete impazziti? Che sta musica, tra l'altro? Io non la sento bene perché è messo pianissimo. Vuoi alzare un po'? Io ho paura che si senta solo. Io lo sto infilzando da sotto. Ah! No, ho sbagliato. Mi Una sono cosa, ma ammazzato. Donkey non prende danni da fuoco? No, No. perché è praticamente una cosa che ci mette in sfavore. Molto spesso queste sfide qua che stiamo facendo noi hanno dei punti a sfavore nostro, ma a favore degli avversari. Satoru? Tipo possono iniziare con delle armi oppure Shulk. Proviamoci. Tu sempre lo stesso, vuoi, no? no. Vai, sì.
I rinforzi appariranno durante l'incontro. Finché non sblocchiamo un altro link, io mi tengo matto. Ragazzi, scusate la nostra anabbanza, perché... No, dovete capire che stiamo giocando con mezzo Joy-Con ciascuno e ci stiamo abituando adesso, praticamente. Esattamente. Cioè... Abbiamo provato giusto un paio di... Abbiate pazienza, va, insomma. L'abilità... Ed io, per esempio, non mi ricordo come si lanciano queste cose, perché... Colà! Che cacchio... No, ci sono i nemici qua. Sì, ti ha detto che arrivavano i rinforzi, quindi mena. Boom, Mega Man! Madonna! Vieni qua, Mega Man. Boom! Boom, baby! Buon Natale, sporco animale! Maledetto! Maledetto! Vieni, Mega Man, vieni, Mega Man. Oh, e muori! E felice anno nuovo! Vaffanculo! Mi hai messo anche a me, no? Sono volata anch'io nell'aereo! L'avete scaricato il DLC? No! Spara attraverso la breccia dell'anello. Con il tempismo giusto riuscirai a colpire il tuo avversario e a liberare il suo spirito. Anche se l'anello blocca il tuo corpo, lo deteneggerai un po', così una volta successiva sarà più facile liberare lo spirito. Non ho capito nulla, ma va bene così. Allora, ma questi sono dei pezzenti, noi vogliamo vedere Joker. Joker purtroppo, Xanx, è uno dei DLC che non è presente nel gioco base. Io a Bloody ho regalato per Natale Super Smash, però i DLC non ci sono, non esiste una versione completa, diciamo. Quindi poi quando se vorrà Joker se lo può comprare. Il problema, ragazzi, io con i DLC ho un brutto rapporto, più che altro, nel senso... Ma i Joker? Sì. Ti prego. Ma io... La chat lo vuole. Io prenderei Joker, ma solo per Joker. Però mi pare che sia il pacchetto DLC, quindi no, costa. Puoi anche prenderli uno ciascuno in digitale. Davvero? Penso di sì. Ok, devo controllare quanto costa, ragazzi, perché se costa meno di 5 euro lo possiamo già prendere, che c'ho già la carta caricata. Minchia. Spara attraverso la no breccia... No Joker, no party. No, guarda, Xans, io... vedi, no, Simo. Allora, niente. Allora, niente. Ci attacchiamo per il momento. Vabbè, ragazzi. Allora, spara attraverso la breccia nell'anello. Con il tempismo giusto riuscirai a colpire il tuo avversario e a liberare il suo spirito. Peccato, però io ero convinto che si potessero prendere anche singoli. Io ho preso solo Joker e l'eroe, ad esempio. Ah, hai visto? Quindi sono sì, singoli. Sì, però quanto costa, Sara? Più che altro quello mi interessa. Quindi anche possiamo se... dire il nome senza che io mi devo ogni volta scervellare con il nickname. Sì, dai, non penso che se la prende se la chiamo Sara, così come non la prende. C'è una zanzara! Super Smash Live! Shh, piano, non grida. No, così capisce chi comanda. Madonna. Fammi fare Smash, dove sei, danzare? Era qua. Era qua, se tu evitassi di gridare, magari, forse. Invece ho stordito, è tutta una tattica. Anche se l'anello blocca il tuo colpo, danneggerai un po', così la volta successiva sarà più facile liberare lo spirito. Gli strumenti possono aiutarti a liberare gli spiriti, allargando la breccia nell'anello. Ora lenta. Chiamatemi infame, ma non mi è mai piaciuto Super Smash, troppo casino. Questione di gusti. Xanx è l'unico picchiatura che io faccio. Aspetta, aspetta. Yes. Madonna. Abbiamo Shulk. Ah, abbiamo Shulk, proprio così. Mi sa di sì. Saturno. Attacco energetico più la potenza di attacchi energetici, come Blaster di Fox. Diciamo che i Super Smash prima di questo qua erano più... Livello 70. Semplici, nudi e crudi. Qua ci hanno aggiunto questi spiriti che noi stiamo sbloccando, che aggiungono complessità in un certo qual modo al tutto. Esatto. Allora, Madonna, leggenda, no, troppo forte, no? Troppo forte. Andiamo con i principianti per adesso, ti va? Sì, facciamo lui. Oddio, il lottatore mio. Costa una ventina di euro, mi pare. Che cacchio però, per due personaggi. Un personaggio? Per quello ti sto dicendo che io ho un brutto rapporto con i DLC. Cioè, tanto vale 20 euro, me lo spendo per il DLC di Zelda, che poi in realtà 30, 40, non mi ricordo quanto. Madonna, Au. Mi hanno pestato. Oh oh, attenta alle bombe sotto. Sì, sotto. Oh. Ops, ho fatto una cazzata, ragazzi. Hai fatto brava. Minchia. Io ho fatto una cazzata. Dove sono? Mi
mi sa che eri via. Molto via. Il pack completo, spero, no, no, un personaggio 5-6 euro, il pack completo 20. Okay. Hai visto? Hai visto? Ma chi è? Nana, quella? Sì. Cioè, lì accanto c'è... Yup, Clefairy the Skull. C'è Papyrus the Skull. Quale vuoi fa? Non lo so, vedi un po' tu, Bloody. A me va bene qualsiasi cosa. Clefairy! Clefairy! Comunque sì, allora 5 euro glieli potrei anche spendere, dai. Per Joker, però. Solo Joker? Solo Joker, non mi chi altro c'è come DLC? L'eroe... A sto livello? Mm-hmm. Che cosa? Come? Cosa? Aiuto? Cosa accade? Ok. Lo vado a prendere io. Forse. Matthew per Golden Sun. Ah! Oh, possiamo sbloccare i Jigglypuff, Bloody. Mamma mia. Guarda la precisione di una donna. Ah no, forse abbiamo sbloccato il Clefairy, non il Jigglypuff. Ma forse il Clefairy. Oh, vabbè. Vabbè, comunque, qualsiasi cosa abbiamo sbloccato. La cosa bella è che i trofei sono di tutte le serie, di tutti i giochi che sono presenti. Commessa di? Juno. A me sembrava Nana. Hai mai visto Nana? Contro Darain. Vai. Non, no. Nel DLC attualmente ci sono Joker, l'eroe, Terry Bogard e Banjo e Kazooie. Allora, io sinceramente prenderei solo Joker perché gli altri purtroppo non li conosco. Ah, forse che forse prenderei anche l'eroe, ma non è necessario. Joker però mi piace un sacco. Joker è oddio, bellissimo. Anche odio questa arena. Per tutte le musiche che ci stanno, muori. Darain, ti prego. Elf Window. Darain, muori. Muorici. Muorici, Darain! Dove sono? Là sotto. Ops. Vabbè. Io sto volando con le cose là sotto. Pensavo che fossi di matte per altre cose. Ah, bene. Oh, merda. Minchia. La precisione. Joker è figo assai perché... Con tutti i DLC, secondo me, si sono dati molto più da fare. Perché... Vinesse e Lucas, questo. Sono tutti titoli molto particolari, quelli da cui hanno preso i DLC. Cioè, Banjo e Kazooie, come cazzo fai a farne un personaggio per Smash? Eppure loro ce l'hanno fatto. Bella domanda, facciamo questo e poi passiamo al... coso, eh? A che cosa? Alla storia. Va bene. Così facciamo anche un pochino vedere com'è la parte storia, ecco. Comunque, ragazzi, è veramente figo questo gioco. è figo. Fortunatamente non copre neanche granché la scritta che ho messo. Esatto. Boom! Bitch! Merda. Ok. Pigliala, piglia! E pigliala. Madonna, quanta violenza che usiamo. C'è un sacco di violenza qua. Però li stiamo sbloccando tutti man mano, eh. Cosa che non c'era una minchia. Simo, ti serve arca con la prepotta? Mi pare che l'avevamo preso, Sara. Devo controllare, mi pare che ce l'ho arca con la prepotta. Arca, 9 Pokémon? Mm-hmm. Con prepotta e prepotenza? Yes. Complimenti, siete proprio GG giovani con questo linguaggio. Dai, almeno su bella quello. Zio. Almeno su quello, diglielo Sara, almeno su quello. Bella zio. Allora, nessuna attesa riempie immediatamente gli slot vuoti del tabellone. Bello, devo dire. Allora, aspetta, chi c'è? Quello di Xenoblade? Shulk, Samus là in basso. Ah, Samus è quella, perfetto. Kirby e Kirby che dorme. E King Dedede. Questa secondo me piace un sacco a Berserk. Voglio vedere squadre. Che cos'è sta roba? Potenzia. Potenzia i tuoi spiriti. Oh! Ragazzi, stiamo scoprendo cos'è. Dai, gli snack agli spiriti combattenti per farli avanzare rapidamente di livello. Alcuni spiriti risveglieranno tutti i loro potenziali dopo aver raggiunto il livello 99. Quindi Miglia. Abbiamo... Guardalo! Allora, scusatemi, torna su quella. Questo secondo me è un meme. Io appena l'ho visto ho detto è nato un meme. Don Bongo! Io
ho bisogno di un Don Bongo nella mia vita sul cellulare per rispondere ogni volta che non so che dire alla gente. E ci ficco, oh, Don Bongo. Volevo provare a aumentare lui perché forse sblocca qualche cosa, qualche abilità. Sì, ma devi arrivare a 99, figlia mia. Forse. Questo di livello basso, tra l'altro. Non credo ti convenga. Con Snack. Ah, ma gli dà proprio esperienza. Ok, sono come le caramelle dei Pokémon. No, vabbè, però non ce le teniamo. Pam pam. Congeda, inventario, consulta gli spiriti degli strumenti. Vedo una Camilla. Ho visto anche una Camilla. Ho visto delle grandi motivazioni censurate, sapientemente, da Nintendo. Allora, questi sono tutti combattenti. Questi sono supporti e personali. Ah, quelli che fossero... Don Bongo! Ok, sono tutti gli sticker praticamente che ci sono e ce ne sono tantissimi, regà. Sti robi cosa sono? Sono praticamente degli spiriti, li chiamano in questo gioco Xanx, e sono delle sorte di supporti che puoi portare insieme al tuo personaggio. Non sto capendo che cosa. Che danno effetti diversi. Potevo creare un nuovo spirito, vabbè. In base a quelli che congedo, chi sono? Sbaglio o quello è Alucard? No. Sì, magari Dio fosse Alucard, raga. Avrei venduto le mutande proprio. Questo è colore di cosi. Vedo un certo PG The Last Story. Sì, cioè qua alla fine ce ne sono talmente tanti, ragazzi. Vabbè, che... andiamo qua di capire. Calista, Camilla. Ah. Ok, no, non ci interessa. Questo è cos'è? Spiriti speciali. I personaggi scaricabili offrono sfide speciali per ottenere spiriti altre punti. Oh oh. Guarda, ah, sono spiriti speciali. Okay. Quindi praticamente se hai Joker puoi avere gli spiriti quindi legati a persone. Che figata, li voglio subito, voglio assino. Compra Joker. Allora, cominciamo comunque la modalità storia. Sì. Questa è la storia che noi abbiamo fatto, quindi continueremo da qui, non vi siete persi niente, praticamente in succo è che Kiaran, che sarebbe una sorta di angelo della luce, ha praticamente investito di luce tutti quanti i personaggi e ne ha creato praticamente un'armata creando dei fantocci, cioè gli spiriti sono imprigionati in questi fantocci che tu devi andare a scovare, a distruggere per liberare lo spirito e sbloccare i personaggi. Mm-hmm. Si è salvato solamente Kirby, perché giustamente c'è, cioè Sakurai. Perché Sakurai non è un venduto non si sa mai, magari ci bannano. Perché Sakurai non è un raccomandato quando si parla di Kirby, quindi solo lui si salva. Esatto. Personaggi incredibilmente forti che possono tutti. No, Kirby, il marshmallow rosa si salva. Va esatto, bene. Quindi allora noi eravamo rimasti qui, quindi giocheremo con un solo Joy-Con in modo tale che comunque io e Vale ci possiamo dare il cambio, perché come vi dicevamo non si possono fare, diciamo, in doppio. Questa è la mappa, come vedete è gigantesca e la maggior parte della mappa è messa in una neve, quindi sarà infinita di posto. Sì. E noi possiamo decidere dove andare, sinceramente possiamo fare questo Kameka oppure Frutta bonus. Però c'è un forziere, quindi andrei su Frutta bonus. Andiamo qua. Il Alucard è sicuramente Dumban di Xenoblade. Yes. Andate a pigliare il gioco. Appena abbiamo i soldi, appena stacco, ragazzi. Anche perché se costa 6 euro non lo posso prendere, perché non ho i soldi. Caricato. Allora, incontra a tempo, vinci entro il tempo limite. Il nemico userà più mosse speciali standard. Vai, Bloody. Vai. Tutto nelle tue mani. Vai. Ma tra l'altro adesso i personaggi che abbiamo sbloccato in quell'altra modalità li possiamo usare anche qui? Non lo so, ora vediamo. Scusate, l'abbiocco post... l'abbiocco prepotente. Oh, signor. Di più. Smash... No! 3, 2, 1. Non ci posso credere. Si è bloccato, si è... Vabbè, riproviamo. Vai. Vuoi riprovare? Ma mi ricordo troppo Super Smash Bros. Brawl, che è quello che avevo per Wii. Tra l'altro, completato in tutte le maniere. Dai, Si vale, ok. Perché?
Perché? Ma qua? Posso darti un consiglio? Secondo me devi usare un sacco gli attacchi smash qua potenti, quelli, non sto quelli. Sto cercando di fare quelli, ma non riesco. Ma l'altro bottone. Questo è l'attacco smash? Sei sicuro? Tienilo caricato e fa l'attacco. Ecco, bravo. Tienilo premuto e ti carica l'attacco. Bravo. Bravissima. Picchia come un fab. Come un fab. Picchia. Picchialo. Salta. Brava. Sì. Vittoria. Addio Pac-Man. Allora, aumenta angeli. L'energia iniziale se affronta gli incontri di modalità energia. Questo potrebbe essere simpatico. Sì. Tra l'altro noi avevamo già sbloccato Marte in modalità storia ed è per questo che ce l'abbiamo. Dai, è carino ma cioè, sì. Ha un suo perché il principino. Preferisco Lucina, francamente. Grazie al cavolo, ho due motivazioni che Marte non ha qui. Cioè ce l'ha più per basse. Per quanto piccine ce le ha, sì. Sì, veloce da più basse, diciamo. Andiamo avanti, per favore. Non stiamo a discutere. Anche se Marte non è il mio preferito su Fire Emblem a livello di bellezza, però ci sta. Fa la sua figura, dai. La sua povca figura. Povca. Allora, prendiamo questo, andando. Che cos'è? Ah, punti spirito. Grazie. Cos'è sta roba? Probabilmente per sbloccare degli spiriti. Allora, aspetta. Blade the Cat. Blade. The Kit. Di kit, allora vabbè, tu devi fare questo per forza, Kameka. Prego. Diverso. Thank you. Mi facendo io Baionetta, attenzione. Figa così con i capelli lunghi, Baionetta. Sì, devo dire. C'è quella con i capelli lunghi e corti, mi pare. Allora, che cos'è? Tutti diventeranno invisibili. Accade un po'. Dopo un po', il nemico inizierà l'incontro con. Va. Bom. Vabbè, però. Vabbè, c'è la cosa, quindi la puoi riconoscere. Ah, già. È finita, Baionetta. Baionetta è durato poco, ma è stato intenso. Attacco magico più, vabbè. Queste sono tutte cose per quando utilizzi, tipo Zelda, praticamente. Sì. Che è una di quelle magiche. Avevamo trovato prima una Zelda che spammava sempre magie perché aveva un power up sulla magia. Ed era un delirio, era veramente il delirio. Questo ti spiegava che puoi premere direttamente Y per creare automaticamente degli accoppiamenti di sticker in modo tale da essere abbastanza forte. Oh, grazie, non mi interessa. Che è? Non lo so. Che è quel bucio? Ah, forse ci teletrasporta? No, forse sarà il nostro obiettivo. Blade Kit. Anche se vorrei andare più sotto. Puoi andare? Proprio da Ryan, donna, con i capelli rosa. Ehi ragazzi, visto come sono giovane, stasera venite sul mio Twitch per uno speciale di Natale. Passeremo per un Passiamo. Saluto, visto che abbiamo gente qua. Esatto. Vediamo un po'. Però sicuramente passiamo per un saluto. Che cos'è sta canzone? Scusa, fai mettere a me qua, così prendo meno il volume di qua e prendo comunque te. Sì. Vai! Ah! Operazioni di alta... Leiluccia ci sta guardando da lontano e sta commentando sulla nostra stupidità, probabilmente. Tra l'altro non ho controllato se potevamo prendere altri personaggi. Non fa niente. Vabbè, comunque la canzone di Sonic, sicuro. Welcome to Sonic, sì. Oddio. È una roba di Sonic. Probabilmente un gioco di Sonic, perché so che esisteva anche una serie televisiva di Sonic, che qua non avranno mai e poi mai dato, se non su K2. La cosa bella di Darain è che esattamente come nei giochi di Awakening le armi hanno la durabilità che ti fa vedere sopra la sua faccia. Questo sì, però sto morendo. No, sono morto ragazzi, purtroppo è andato troppo basso. Ragazzi, io faccio schifo, non ci posso fare niente. Ma noi tutti facciamo schifo, anch'io faccio schifo. Tra l'altro vorrei un pro controller, perché così almeno evito di sminchiare questo. Senti, intanto pensa a Joker, poi il pro controller. No, veramente prima penserei al pro controller, prima di Joker, anche perché Joker rimane lì, non è che scappa. Ma guarda che stronza, mi ha bloccato. Hai rotto un attimo il cacchio. Sì, diciamo che l'unica cosa negativa... E che giocare col Joy-Con, con mezzo Joy-Con,
non ti dà tanta possibilità di bloccare o di di parare, cioè un po' poco efficiente. Vabbè, da questo io punto mi sto ammazzando vista. Da solo. Vabbè. Che io sappia, di tre serie abbiamo avuto solo l'X ed era su Italia 1. E io neanche sapevo questo. Pensa un po'. Tu pensa un po'. Comunque, ragazzi, come sta andando? Si sente tutto bene? Il volume del gioco perché nostro? Perché faccio sta stronzata? Scusa. Vai! Brava. Stiamo giocando a spammare. Lei spamma il fiore e tu spammi. Hai rotto le palle, vostro fiore di merda. Infilzala col tuo grosso spadone, Mart. Merda. No, no. Però lei non si fa niente nel posto. Lei non si fa niente perché è a suo favore. Eh beh, sì. Mi ha buttato troppo in là, non mi faceva arrivare mai e poi mai là. Uh-huh. Anzi, mi correggo 4. Minchia. Si vede che da noi Sonic non tirava tanto. Sì, diciamo che è stato sempre... Anche se... era un gioco per la Sega Saturn, no? Sì. Vabbè, non per Sega Saturn solamente. Mega Drive è stato... Vabbè. Ma... E da noi non è che abbia avuto tantissimo successo. Da là hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo! Lei luccia. Manco qualcuno. Plum, plum. Ho bisogno... No, vabbè, comunque è bastardissima sta arena. Allora, c'è l'arena che già è bastarda di suo, eh? Sì. Scende. Io la sono atterrata, eh? Ce la puoi fare. Guarda che pezza di merda. Amore mio. Wow, amore mio, che c'è di solo? Ciao, amore mio. Che c'è piccoletta? C'è Leila che festeggia con noi. Allora, corre super piccante, sfodi continuamente fuoco. Questo è simpatico. Continuamente fuoco, sì. Sì, però due slot. Inizi l'incontro con del carri super piccante. Vabbè, dai. Ci accontentiamo. Ma sinceramente preferisco Pika. Fino ad ora lo sticker che ho trovato più utile è quello di Pikachu, che mi è pervenuto dal fatto di aver giocato e di avere la versione completa di... Let's Go Pikachu, mi dà più attacco e più velocità. Quindi quello secondo me però era il mio sticker. Per adesso teniamoci. C'era l'originale stile per bambini, quello dark e figo, l'underground, non ne parliamo, è l'X. Ok. Io mi ricordo che c'era uno che davano anche su la 7, se non sbaglio, dove c'era anche il cattivo di Sonic e il pollo cibernetico, che cacchio era. Comunque no, qua. Sono no, quelli okay. che sblocchi. Quindi quelli li sblocchi per giocare ad altre modalità, la storia c'ha a parte. Esattamente. I suoi noi continueremo con Mart. Mart lo mettiamo sempre con quel colore bellissimo. Vedi tu. Sì, preferisco il colore bellissimo. Vada. Con la reference ai nemici di Fire Emblem, praticamente. Chi se ne? Importante squadra degli spiriti. Attualmente abbiamo queste potenzia gli strumenti da sparo, ma abbiamo solo queste, no? No, abbiamo Don Dongo. Come si chiamava? Don Pongo. Allora, Don Pancio. Noi non abbiamo cose da sparo, quindi questa tra virgolette è quasi inutile. No, non ci interessa. Charlotte Aurin. Tacco magico. Lei Smart non ha attacchi magici. Mm-hmm. Attacco magico. Attacco di Don Pongo, eccolo. Tacco di fuoco. Resistenza tacco di a fuoco. Meno. Niente. Lancio più. Con la spada però. Dettagli. Aumenta un po' la potenza delle prese dei lanci e noi non le utilizziamo. Siamo incapaci di utilizzarle. Vai per Don Bongo. No, parla di fuoco di Mario. Ma è bello Don Bongo almeno. Zelda e Daraen, Zelda e Daraen. Diciamo che adesso si stanno concentrando sul fuoco. Non ha nessun tratto questo. Vabbè, io direi di aspettare un altro po', vediamo se troviamo qualcosa. A meno che...
Oh, ciao Andre! Hai visto che cosa mi hanno regalato per Mi hanno Natale? chi? Mi hanno chi? Non gridare. No, io grido Tu quanto non voglio. gridare Mi che hanno io. chi? Tu non gridare che io glielo Mi hanno dico. chi? Vale e Vale. I due Vale. Anche Valerio. Che hanno fatto una fusione e sono diventati Valeri. Valerio. Va con la B. Con la B, Valerio. Me l'ha regalato Valerio. Comunque, ciao Andrea, bentrovato. Va bene, possiamo provare lui. Tanto, niente per niente. Vai, magari al 99 diventa più figo, più forte. Le luci. Perché Perché io tanto solo lui? forse lui ha uno slot solo come aiutante di merda. Qual è? Se aspettate una mezz'ora, mi unisco a voi se volete. Stiamo facendo la storia, Andrea, per motivi X. Se si Allora, può possiamo giocare in smettere. due, volentieri. No, Allora, frenare è più facile mentre cammini o corri. grazie. Oppure, attacco potente più, aumenta la potenza degli attacchi Secondo potenti. me questo è più utile. Attacchi potenti normali. Ok. Ciao, Mettioli! Vieni qua, vieni, amore. Stavo odorando le Vieni qua, calze amore. di Blody. Vieni qua, amore. Vabbè, niente. Non si deciderà di venire. Intanto già il fatto che sia qua con noi, amore mio, Sì, tesoro. in effetti non era mai successo che io e Leila fossimo nella stessa stanza insieme. Samus, tutta gravità. Tocca a te. Ah, tocca a me? Ok. La storia purtroppo no, ci dice il nostro fallen Andrea. Ok. Gravità alta, la tua capacità di salto diminuirà. Ciao, Poi magari proviamo un po' di online con Andrea nel caso. Va bene, Andre. Nel caso lo proviamo. Ho pochi personaggi, te lo Abbiamo pochissimi dico. personaggi, E purtroppo. siamo anche abbastanza scarsi. E siamo molto scarsi. Silenzio, l'impegno. No, ho premuto un coso a caso. Va bene così. Eh? Niente. Ah, hai fatto una foto. Hai fatto una foto. Aia. Samus, sei rotto? Fare le parate è difficile con questo cazzo di coso. Lo so, però. Dai, rivincita. Nessun problema, va bene. Dopo Perché? lo proviamo così anche ci fai vedere, ci spieghi un attimino come funzionano online. Nessun problema, VR siamo a posto. Ma sarà talmente facile che sarà imbarazzante per noi. Che tra l'altro, Sara, se ti vuoi unire, visto che ce l'hai anche tu, Oh, a tanto di proposito, giochiamo in guadagnato, 4, dai. tanto di guadagnato, unisciti tranquillamente, anzi a me fa più che piacere, lo sai. E dai, avevo fatto la parata. Ah, tra l'altro, io salto Che poco. dà la famiglia. Vaffanculo. Merda. E Lucia, dammi la forza. Forza dell'U. Yes, dai. Vai, mi è piaciuta questo Vai. sventrare di. Mi dispiace, Brody, ma adesso Ah, dobbiamo shippare cazzarola. una nuova coppia. Andrea X Velvet. Ah, lol. Hanno ottenuto il Danni da terreni supporto. incendiari. Riduci i danni causati da terreni incendiari. Non far spaventare Leila, non Non è stata la impicchiare. terra, allora. Stava qua vicino prima. E Lucia! Lascia la Vieni stare, qua. amore. Fammi dare una carezzina. No, niente? Vabbè. È una gatta tsundere, non a caso. Però mi serve un poco di tempo per arrivare a casa, circa 30 minuti. Tranquilla, Andrea, Vai. nel frattempo noi stiamo menando, continuiamo un pochino qua la Sì, noi preferiamo andare Charlie. avanti con la storia, così che... Ciao Charlie. I Chi tu sei rinforzi appariranno strano? durante l'incontro. Il terreno sarà molto scivoloso, sarà difficile fermarsi dopo una corsa e il nemico inizierà l'incontro con una trivella. Ce l'ho, ma mo non posso giocare, va bene. Cheshire, tranquilla. Tranquillo, Era giusto per tranquillo. fare un po' di casino tutti insieme. Farà un poco di caciara. Caciara! Proprio Figita. Sauda, Facciarotti, fai quatta. e bravi. Casino, washez. Lo sto dicendo in tutte le lingue, in tutti i dialetti possibili. Balotta. Prendi quella roba, prendi il trapano gigante. No, Dio. vabbè, Leila. non mi fare confondere un po'. Lelu, Lelu, tesoro.
Pace rotta, fai bravi. C'è Leila che sta odorando qualcosa sotto la televisione. Amore, che c'è tesoro? Come faccio a tirare sta merda? Ok, così. Amore. Vi dico solo che se sbloccate Little Mac e lo usate nella storia, fate il panico. Speriamo di sbloccarlo. Ti sta combinando? Sta sotto il mobile. Amore. Dove sta il cassetto? Adesso sta vicino al letto. Sta esplorando, è una gatta che esplora. Transogli, è solo che tra poco arrivano ospiti, se no mi sarei messa volentieri. Ma guarda, in questi giorni magari potremmo anche fare ogni tanto che ci mettiamo e facciamo robe quando abbiamo un po' di tempo libero. Che dici, Blood? Per me va benissimo. Yes! I won't lose, ha detto. I won't lose, appunto, non perderò. Che palle che non ho ancora una Switch. Soon! Dai, Davide! Ma sì, ma sì. Tra l'altro neanch'io ce l'ho, però stando qua ne approfitto. No. Usate lo stick destro per fare gli smash rapidi? No, in realtà stiamo... Allora, stiamo utilizzando in questo momento un unico stick, nel senso i Joy-Con sono due, quello destro e quello sinistro. Che cazzo sta combinando quella? Non ne ho idea. Le unghiette metti a grappi, non lì. Smetti di fare la stanzone. Ora vuoi sfondare le grotte per le altre cose. Perché noi, Andre, stiamo utilizzando... Andre? No, sì, Andre. Ah, sì, Andre, scusa. Non i due joystick, ma uno solo, perché così quando possiamo giocare in due, ognuno è il proprio. Noi adesso, facendo la modalità storia, stiamo in deficit, però... Nemmeno io e Fabio l'abbiamo, lo so, ma... Purtroppo dipende molto dai titoli che sono disponibili. A me piace molto di più la Play per questo. Cioè, io prenderei la Switch solo per Fire Emblem e Smash. Praticamente. Metti Don Bongo. Vuoi Don Bongo? Voglio Don Bongo. Guarda quanto è bello Don Bongo. Porca puttana, c'ha il... C'ha un capezzolo sulla pancia. Che cos'è quella roba? Non lo so. 6 minuti? No, 6 ore. Ah. Ah, quindi in questo caso io anche che ho mandato gli sticker devo aspettare 6 ore e poi tornare. Forse ti danno degli oggetti o degli spiriti? Può essere. Tempo arbitrario. Quindi mi sono giocata praticamente lo spirito che stavamo usando, quindi ne dovremmo usare un altro. No, penso che puoi usarlo lo stesso. Non lo so. Minicla, fai a bravitti. Oggi sono partite 760 come, Andrea? Che è successo? Hai bruciato 760 sfere, Andrea? Come? E io dovrei fare partire quelle che ho io, non sprecate solamente un centinaio, nemmeno. Neanche. Io ho bruciato un centinaio di sfere, ho trovato la Selica nuova, bella, Robin. Natura di merda, Robin e... E vedi che mi sono giocato lo sticker. Merda. Vabbè, ne usiamo un altro. Allora? Robin e ne ho trovato un altro, non mi ricordo. Un doppione di uno che avevo già. Selica è molto bella, l'art mi piace merda. Veramente da morire. Pega. Tocca a me? Sì, ne ho preso questo col lancio più. Vabbè, non fa niente. Prego. Banner con Ike leggendario, vale. Ah, è vero, c'era Ike leggendario. Anzi, tra le altre cose faccio uno spacchettamento epico. Con il tipo di spirito che hai scelto si attualmente in svantaggio. Ok, no. Mi dispiace. Mettiamo lei che è anche figa. Yes. Tra l'altro, da quale... Aumenta per un po' la potenza? No. Conviene... Allora, lui ha uno. Cioè, quella che hanno Bloody, uno. Oi. Bloody. Ti rendi conto di dove è arrivata Leila? Adesso posso farle le carezze. Vai, carezza. Lei luccia. Piano. Aspetta. Lei amore mio, piano, tesoro. Piano, tesoro mio. Io vorrei avere la cam attiva in questo momento, ragazzi. Aspetta un poco. Perché... Mi ha assaltato Leila, si è aggrappata al di sopra della poltrona dove sta. Mi coglie impreparato Leila, però apprezzo molto. Mettiamo questo, mettiamo gente a cazzo, all'attacco, basta. Ma il Roy di merda era in agguato, e Reed pure. Lo so bene che Reed... Ah, Trasir l'ho trovato pure.
Sto provando a fare uno spacchettamento epico. Spacchettamento in live, mentre io meno. Yes. Vai, attenzione Bloody. Che è al turismo. Lo so. Vabbè, fanno un'altra. No, dai. E fammi spacchettare. Vabbè. Nel frattempo che Bloody spacchetta il miracolo di Natale, vale? Lo sarebbe stato se Selica fosse stata di natura buona, che l'ho trovata quasi subito, dopo 10 sfere. È stato dopo le altre 100 che non è stato molto bello. Non so perché mi aspettavo un altro Claude. Ok, proviamoci. Possiamo sbloccare quella merda di Pac-Man. Che bello, vabbè. Oppure, se io vado da qualche altra parte, tipo qua... Master... No, conviene che lo sblocchi quello, poi dobbiamo andare dove c'è il punto esclamativo, immagino. Va bene. Schifo, metti. Vince l'incontro? Si è ammazzato da solo? Non ci posso credere. Cosa cazzo sta... Cosa... Pac-Man? Quali e quanti problemi c'è? Pac-Man, devi morire malissimo. E tu lo sai. Vaffanculo. Ah, che ne ho trovati 3, di cui 1 meno HP più attacco. 5 dico 5, cazzarola di ori di merda. Sì! Rayson. Non l'avevo! Rayson! Non è un 5 stelle, però. Carino. Calma le tue carino emozioni. Poi un Claudio e un Lucas. Beh, dai, non ti è andata male. Salve, amore mio. Salve, amore mio, vieni. Mettiti a carduccio. Mettiti a carduccio, vieni. Non so perché si sta prendendo tutta questa confidenza improvvisa, Leila. Vieni qua, mettiti a carduccio, vieni, amore, altro vieni. Oh, che sta accadendo qua? Vieni, mettiti qua spruzzatizzata. Che ti stai caduccio? Non mi arriva, tesoro. Non ho idea di cosa sia quella roba. Questo è un babbasonazzo di umano, non dico niente. Stai sentendo che sta facendo delle cose, non c'è le cose. No. Grosse motivazioni per me. Grosse motivazioni con 3 stelle. Sakura, guarda che bella! Che bella, dai, fai. Vediamo, forse c'è qualcosa di simpatico. C'è You Are the Ocean's Grey Wave come OST. Però è un riarrangiamento, credo. Sì, solo con le lyrics, bellissima. Ti dispiace se continuo mentre tu spacchetti? Let's go see it subito. A me Sakura non so perché mi piace un sacco il design. Come personaggio è un po' sottotono, secondo me. Rayson mi sta amando. Prima mi schifava come una merda, ora mi sta amando Rayson. Ah, merda. No! Mi ha fatto fuori il cagnolino di merda? Non è possibile. Non è andata male, è andata di merda. Ancora più 8 hike. No, dai. Non dire così, Andre. Ogni hike... E un hike in meno. Pensa a chi non sto trovando negli Shigure, negli hike. Però stai trovando tanti Lucas. No. Lost in Tozzo All Alone si chiama la OST semplicemente. Merda. Questa run la sto facendo di cazzo. C'è Fuffi. Fuffi si chiama quel personaggio. Fuffi, sì. Che cazzo di nome di merda? Ma guarda, cioè, c'ha la presa che mi prende anche in capo al mondo. Da Animal Crossing. No, cazzo. Di prova. Io nel frattempo sto buttando sfere. Complimenti, Blo. Non fare come Andrea. Lo devo non fare, fare come me, sappiti fermare. Però se trovi Selica, buon per te.
Vale, io lo devo fare perché ci ho detto. A parte che mi può spuntare Shigure sempre. Mi può spuntare Ike, che lo uso tantissimo. Anzi, sono i due personaggi che uso di più, Shigure e Ike. Quindi tra i due devo investire. Se non investo qua, non ne investo più. Investisci alleati. Crea manuale. Sempre meglio di Tom Nook. No, dai, Tom Nook come si chiama in italiano? Capale. Cacchio. Peccato. Ma è difficilissimo. Mi sa che dovrò cambiare spirito, perché qua sono. Ero già in svantaggio, non so per cosa. Ecco, quindi perché non lo fai? Perché sono un pigro bastardo. Esatto. You are the ocean's great stronzi. Allora, Fuffi ha rotto il cazzo con quella presa di merda. Guarda! Io boh. Cambia formazione subito. Mi dispiace per lo spirito, ma... Già gobbo. Non è il caso. Mettiamo questo qua, Rabbit Kong. All'attacco. Gravità più? Ancora, che tipo di spirito hai scelto? Fanculo. Ah, forse devo cambiare attacco. Sì. Mettiamo lui. Vedi, adesso sì. I colori. Sì. Ha trovato uno Shigure! Sì. Oh mio Dio! Sì. Non scherzo, no clickbait! Hai trovato uno Shigure! Sì. Sì, Shigure, Shigure! Shigure! Io, no, Shigure! Madonna, quanto voglio picchiare quel Fuffi nelle corna lunghe e ramificate che tiene! Dicono di pensare al triangolo di Fire Emblem. Sì, per i colori. Sono morto. Non sono morto. Merda. Ma vaffanculo. Oh, è difficile. Riprovaci, piano piano. È troppo difficile. I am Shigure. Era meglio quella di Castlevania? Credo di no, Andre, perché mi dava svantaggio. Mi dava svantaggio. Poi sono tutti spiriti di merda, in realtà. Allora, Fuffi merda, Fuffi merda. Vaffanculo. Selica! Bella. Molto bella Selica. La difesa. È buona, dai. Ce l'hai. Quello è l'importante, averlo. No, no, mi rifiuto di morire per Fuffi che mi ha toccato leggermente. Mi rifiuto. Edelgard! Edelgard! Edelgard, attenzione! Aquile nere confirmed! Porca puttana, che dolore! Più velocità, meno resistenza. Forse non male. Buona. C'ho la smash di Mart. Vieni qua, Fuffi di merda! Non ci credo. L'hai sprecata? No, è che hanno una vita infinita. Roy! 5 stelle, 3 5 stelle ho pescato! Tu stai festeggiando con 5 stelle come se piovesse, ma io sto muovendo come una merda. Cioè, 3 5 stelle di fila? Non ti fai un po' schifo? No, continuiamo su questa scia. Ragazzi, dai che c'è Claudio! Dite qualcosa. Leila, di qualcosa. No, Claudio non c'è. Claudio non c'è. Si stanno rigenerando. È andato, oh merda. Via. Però ho trovato Tania, non l'avevo mai presa. No, io no. Claudio non c'è. Claudio non c'è. È andato via. Claudio non è più cosa. Sì, è vero, quei bastardi recuperano vita, non so ogni quanto.
Bastardi! Azama, vaffanculo, però. Venite qua. Sei annubile. Nudle. Cioè, io li meno per mezz'ora e arrivo al massimo al 30%. Vaffanculo, Corin di merda. Ci ho preso troppo gusto. Eh? Ci ho preso troppo gusto. Hai preso troppo gusto a spendere sfere adesso? Merda. Poco, poco. Del 3% ogni 5 secondi, dice Berserk. Leila, non mi guardare così, è difficile. È veramente tosta. Ma sta prendendo un sacco di confidenza adesso. Lo fa, lasciala stare lì, che ora lei piano piano, amore mio, devi dare il tempo, l'ho detto. Corrin. Si parla di Corrin. Forse ho capito, devo attirarli su in modo che possa farli cadere più in fretta, verso l'alto. Dai, spammiamo la roba di Marte. Un altro read? Si sta riempiendo di 5 stelle? Sì, ma io voglio Ike, non read. Cosa sta succedendo? Mica. Le unghiette non lì, amore mio, nel tiragraffi là sotto, tesoro. Ecco. Questa è una merda. Intendevo la loro rigenerazione, non il banner. Ovviamente intendevo. Lo so che il banner è tutt'altro. Dai, io voglio Sakura, merda. Andate a fare in culo tutte e due. Soprattutto tu, Fuffi. Guarda lì. Ma io non ci credo, cioè. Noi stiamo digerendo, non so che cosa. Sì, stiamo ancora digerendo il pranzo di Natale. Ah, sorry, no, hai che mio, dice Andrea. Andrea, non rompere le balle. Non rompere le balle di Natale. Non essere egoista, Mordecai. Cosa devo fare di Mordecai? Datemi scivole. Datemi scegliere. Affanculo. No. Oscar. You are a notch, young wings. Ah, adesso non venite? Pezzi di merda? Madonna, Fuffi! No, cacchio! Sì, Corin! Corin è morto! È morta! No! Come? No! No! Basta! No. Questa è la soundtrack del mio dolore! No. Con la voce di Yzma ti stai facendo battere da una cagna? A quanto pare sì. Oh, oh, oh. Are you approaching me, cagna? Da una cagna. Spooky, scary skeleton. Very nice. Cacchio. Vai, Corin, muori.
Vai, corri, muori. Sì! Ma bastarda. No! No! Chi è sto cazzo di Ghost Chan? No, devo concentrarmi, Bloody. Smash! Merda. Detroit. È difficilissimo. No, non prendere quella roba. Merda! Merda, mi fanno male le mani. Vuoi che ci provo io? Faccio super. L'ultima volta. Manca solo che Fuffi diventa senziente e comincia ad attaccare sticker sullo schermo e abbiamo finito. Vale che usa il mio main, Rilly? Ciao, Jack. Ciao, Jack. Ben trovato. Bloody sta intervenendo comunque cantando la musica del mio dolore. A questo punto. Basta! Basta! Allora, ho capito che Corin deve uscire dal... da qua. Bravo. Vaffanculo. Ho capito che Corin la devo allontanare per farla cadere. Perché sennò Fuffi mi rompe i coglioni. Me li scassa proprio con una sega elettrica. Me li scartavetra proprio. Sì, li scartavetra con foga. Poi che cazzo di personaggio si chiama Fuffi, dai, seriamente. Muori! Io, ragazzi, mi chiedo voi come facciate a trovare gli Shigure. Sono rarissimi per me. Gli Shigure sono... come le fate? Muori. Muori, Corin. Merda. Perché? Ma lascia stare sta anticaglia, Simo. Reach for my hand. I'll soar away. Diciamo. Hai ragione, però in questo momento c'è quella. Lost in Thoughts All Alone sarà la suoneria dei... sarà il mio When September Ends, proprio. Wake me up when September ends. Corin, vieni, ti devo far cadere male. Per qualche assurdo motivo lei è più facile da far cadere di Fuffi. Sto prendendo tutti i personaggi nuovi, ma quelli che mi interessano proprio no, eh. Merda. Merda. Yes! Quelli che mi interessano niente, loro. Non se ne parla. Merda. Ok, dai Corin, che cosa? Al carry. Che? Al carry. Mio Dio! Smash! Ah, cacchio. Mar. Merda. Ma muori, porca puttana! No! Merda! Ci vuoi provare tu? Sì, ho finito sto giro di merda qua. Porca puttana! Lascialo così che poi... Madonna, vita! Vita! Che schifo! È giusto un pochino slippery. Che schifo! Gioi con un pochino slippery. Cioè, guarda, mi sono schiacciate! Vuoi che vinco? Questa è la soluzione, ragazzi. Sì, ma mare, ma no così le mani. Mare sto cazzo. Troppo dolore. Un po' sì, Jack, un po' sì. Ho paura di quello che sta facendo. Allora, il problema è che dopo un po', siccome il mezzo Joy-Con è più comodo ma è più piccolo... Madonna, non è sbavato. Le mani ti viene un po' tipo l'atrofia. E non riesci a premere bene. Andre, consolami tu, perché so che tu le hai fatte tutte le run. Io sono morta già non più tempo, però. È l'inizio, puoi farcela, Bloody. Nel frattempo io devo riprenderci la mano. Nel frattempo io ti canterò la suoneria della tua disfatta. Reach for my hand, I'll soar away. Un Joy-Con slime. Esatto. Quando la tensione è alta, il Joy-Con ha la versione, come si dice, merda, dai,
dai, Mart però! No, Mart non c'entra niente, ha avuto un input del cazzo. Non dare la colpa a Mart. Mart is a good boy. E Jack è con me. Certo, Edelgard tutta la vita. Edelgard ha un design bellissimo, secondo me. Ma col cazzo è Edelgard tutta la vita? Ha un design molto molto bello. Al pari con quello di Claude. Perché è un lord più del popolo, da quello che mi ha dato l'idea fino ad ora. Merda! Mentre gli altri due già sono un po' più altezzo. Dimitri proprio mi dà di quel classico tizio cavalleresco X. Probabilmente se giocassi la sua run sarebbe diverso. Merda, vabbè, troppo l'avere. Dai ragazzi, Team Vale o Team Bloody? Team Bloody, ovviamente. Vabbè, grazie. Ovviamente. Grazie, cioè. Amore mio, non mi la fottuna, amore mio, non mi la fottuna, amore mio. Ah, a proposito, ma quindi Jack c'ha, per caso, c'ha anche lui Smash? Non credo. Mi ricordavo che avevi la Switch Lite con Fire Emblem. Claude non è un principe, e in realtà sì, Jack. Ma che... Cioè, più che principe, è un no, ereditiere. Sì, è un futuro... Ehi, Lucia. Merda, merda! No, dai, però, è bruttissima sta, la odio. Adesso capisci il significato del dolore? Adesso lo capisci il significato? No, perché non provo dolore. Io sì. E allora? Il mio dolore è immenso. Caffo vuoi. Per una persona come te tagliare così a fondo nella mia carne, nel mio dolore, è incommensurabile tutto ciò. E che in questa modalità, nella avventura, storia, come volete chiamarla, tu hai personaggi X disponibili. Quindi se tu non ti trovi bene con quei 3-4 personaggi massimo che hai fino a quel momento, ti attacchi verso la disfatta. Non puoi vincere se non hai il personaggio in cui sei bravo. Cosa che può volerci tanto tantissimo tempo, dipende dall'RNGesus. Sto cercando Smash, ma 70 euro? Sì, diciamo che... Non è uno dei più economici Super Smash, al momento non ci sono offerte di Super Smash, a meno che forse non vedi su Amazon. Vale versione Pain. Now you'll know the true meaning of pain. Ok. Prendi strade alternative? In che senso? Esatto, giraci attorno. Avete cagato il cazzo, queste cure di merda, avete cagato il cazzo. Ho notato che Corin è molto più facile da mandare via dallo schermo rispetto al cagnolino di merda. Mannaggia quel kank. Dai, che cosa stai facendo? Perché taunti? Non hai nessun motivo per tauntare. No, ma non volevo tauntare, non so perché l'ha fatto. Vabbè, sì, però Corinne hai rotto i coglioni, eh? Dipende dalla loro posizione sulla mappa. Vabbè. Sto aspettando il mio negozio waifu cambi i prezzi, ma credo che Super Smash non cambierà mai prezzo, francamente. Giraci attorno in che senso? Di che cosa stanno parlando? Non sto capendo. Prendi strade alternative. Nella mappa? No, penso di... coso? Di Fire Emblem. Il taunt è roba buona e giusta. Sì, ma quando stai vincendo, non quando ti stanno asfaltando. Dai, però, io lo premo il coso per fare su, non è possibile che non me lo prende, però. Sento una puntina di dolore. No, sento una puntina che sto buttando la Switch fuori, per dire, che cacchio. Addirittura. Ho paura di romperlo. No, tranquilla. A gennaio cambiano i prezzi, me lo stava dicendo ieri. Ah, beh, tanto di guadagnato. Sì, va bene, ok. Che cos'è? Sempre vale. Nella mappa, non in Fire Emblem Treehouse. Ah, nella mappa, devi cambiare posizione, girarci attorno, dicono. In che senso? Cioè di non camperare, probabilmente. World of Light Fighter? Questa è la mappa. Questa è la... Ah, quindi non sono randomici. I personaggi sono prestabiliti in determinati punti. Avete cagato il cazzo. Avete cagato il cazzo. Grazie Bear, così adesso potremo provare
a prendere qualcuno che magari c'è un po' più. Sì, però dai, perché non va? Ok. Abbiamo una mappa, Bloody, nel frattempo. Ok. Io sento una puntina di frustate di Bloody verso Vale, dice Xanthus. Esatto. Ma io voglio cambiare. Non è un GameStop, è un blockbuster. Ah, è vero, mi ricordo che tu dicevi che l'ultimo blockbuster al mondo era vicino da te. Cioè, i blockbuster da me a Bari se ne saranno andati nel 2000. Hai preso Kirby? Perché? Dannata Sakura, mi aveva promesso del Loli fan service e invece... è questa la strategia. No, molto meglio la strategia. Vai, picchia Marshmallow Rosa, picchia. Qui vicino a voi c'è Mega Man e Snake. Io ho paura perché Snake è molto complicato come personaggio, beh. Cioè, a me piace molto, ma non lo so usare. Su... qual era Brawl? Era l'ultimo dove c'era Snake. Che avevi tu per la Wii. Che cosa, scusami? Era Brawl quello dove stava Snake. Sì. Super Smash Bros. Su Brawl a me piaceva utilizzarlo, ma non lo sapevo utilizzare. Lui esiste solo perché è waifu material. Probabile. Fa affidamento sull'amore 2D. Dai! Snake è un macello. Sì. Mi sono portato appresso Vittoria. Vittoria! Vittoria! Leila, ciambellina Vittoria. Mi sono portato giù con la sua... Cioè, il trucco era uccidere Fuffi? Ragazzi, Bloody new master of Smash. Comunità al veleno. Tu sei la nuova master of Smash, lo sai? Io ho detto che Kirby è OP. Io l'ho detto. No, non è Kirby OP, è il tuo culo a essere OP. Fammi toccare. Dammi un po' di fortuna. Porca puttana. Come? Yes. 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 Bravo, Bloody. Complimenti. Ah, nella mappa ti faccio vedere. Noi adesso siamo qui, più o meno. Ma c'è Link lì. Qui c'è un Link. Ma sto andando immediatamente io da lì. Ah, forse puoi fare questa strada da tutti i funghi per arrivare di nuovo qua dove c'è Ryu e poi fare il giro che c'è Link. Ok, allora io faccio questo, poi ce ne andiamo da questa parte. Sì, devi farti tutta quella parte. Allora questa qua lo lasciamo per ora. Non sblocchiamo nuove aree. Andiamo qua direttamente. Master Black. Master Black, con... Il terreno appiccicoso diminuisce la velocità e i salti. La tua difesa diminuirà. Accade... No. Pa, 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 pa. Che è sta canzone? Bloody Master Level. Questa pure. Mo Vale viene menato male malissimo. Perché abbiamo vinto? Perché devo essere menato ogni volta? Che vuol dire questo? Che non è buono? Ti ha detto che sei in svantaggio? No. L'ho cambiato al posto di questo. Non cambia niente, no. Te lo dice proprio. Stai usando uno che è in svantaggio. Ok, spirit. Ah, c'è anche una mappa aggiuntiva, ma penso sia più avanti. Sembra coso di ombra, dove c'è Lucina, tra l'altro, quindi la faremo. Per adesso evitiamo. Hai detto questo che fa? Inizi l'incontro. Prendi Sakura, vediamo che fa. È immunità veleno. Garantisce immunità veleno. Però c'ha due slot. Aumenta un po' la potenza dei calci e ginocchiate. Aumenta l'energia iniziale se affronto in un incontro HP. Questo non è un incontro. Proviamo quella degli oggetti al solito, la combinazione X. Ragazzi, io non so com'è che oggi Leila si sta prendendo tutta questa confidenza di stare qua vicino a noi. Lasciala o stare. A me. Lasciala stare, vuole stare con la compagnia. Tra le altre cose perché non... Ho sbagliato, dovevo prendere cose.
Ma io sto ancora ripensando a come cazzo hai fatto prima. Cioè, io ci ho smadonnato per un quarto d'ora buono. Arrivi tu, cazza cazza, da dove arrivi? Che è sta canzoncina? Me la ricordo, ma non so dire da dove arriva. Vale, ammetti che l'hai corrotta a suon di soldi. Dai, dai! A suon di croccantini. Perché vuole stare vicino alla sua mamma, mica vuole te. Sì, ma solitamente neanche vicino alla mamma ci stava quando stavo io nei paraggi. Invece oggi, boh... Ha fatto l'unica cosa che non hai fatto tu, Vale. E cioè prendere Kirby e spammare mosse. Perché a me Kirby un po' mi sta sulle balle perché è raccomandato. È raccomandato di papà Sakurai. Ed è per questo che l'ha reso P ogni volta. Allora, a livello di parco mosse comunque Kirby è messo molto Kirby meglio di molti. Ha tanta roba, solo ad ampio raggio magari non ha granché. Si deve avvicinare per forza per far male. Merda. C'hai la smash. Come si usa? Con la B quando sei più o meno... Dov'è la B? L'altra, quella per lanciare le frecce con Link, quando stai vicino a lui. Merda. Cioè proprio la traiettoria perfetta ha usato Wario per evitarlo. Far fuori Fuffi per prima. Ma io non riuscivo a far fuori Fuffi per prima e non riesco più neanche a parlare. Merda. È per questo che non l'ho fatto, perché non ci riuscivo io a far fuori Fuffi. Trovavo molto più facile far fuori prima. Guarda, mi ha preso. Che è sta roba? Mi ha preso. Ti ha ucciso a suon di peti? Non o Wario? Saprei. Perché sei tu, Wario? Perché vuole ribadire il suo territorio? Sì, ma è Dio disceso in terra, praticamente. Sta canzoncina... Prima o poi capirò da dove. Mare Wario. Volete una telecronaca da eSports Professional? Sto a casa. Siamo molto contenti per te, Andrea, finalmente. Pace e tranquillità. A meno che non ci sia una partita dell'Inter. In quel caso no. Tranquilli, no men's tranquillità. Andate on appena potete, giustamente. Appena ci stanchiamo magari della storia, facciamo un po' di online. Se si possono sbloccare i personaggi anche online, tanto di guadagnato. Ma non penso. A 3 ore che sto colpendo sto Wario di merda. Non è abbastanza. Magari. Tempo al tempo, Jack. Tempo al tempo. Io ho rivisto la zanzara. Mazzola. Oh! L'ho rivista, ma mi è sfuggita. Smash in real life, l'ho uccisa. Non gridare. velocità non è un pezzo. Puoi tenerti un attimo? Ok. Salve ragazzi, ho adesso le cuffie io. Mentre Vale si sta andando a lavare le mani perché ha splatterizzato una zanzara. Ha smesciato una zanzara. E si sente molto realizzato da questa cosa. Quindi capitelo, è una soddisfazione. Scintillococco. Allora, scintillococco. Questa non va bene. Riprendiamo sta merda. Se no prendiamo un Clefairy. Perché mi sta simpatico Clefairy, semplicemente. Allora, cambiamo di nuovo personaggio. Io voglio Link, ragazzi. Io sto aspettando Link con tutto me stesso. Ritorniamo su Matt. Prendiamo la variante 2. Tutto pronto. Salve. Allora, all'attacco. Così, per gradire. Allora, contro Squella. Incontro in modalità energia a tempo. Ok, no. Peccato. Ci servono 6 persone per l'online? In che senso, Jack? Ditemi solo una cosa, volete usare strumenti?
Sì, è più bello con gli strumenti. È più casuale, secondo me. Da un po' di... anche Smash finale, cioè da un po' di... da modo a tutti di vincere, anche chi non è bravo. Il che è un grosso favore per noi. Ma dove stronzo sto... Perché taunt? Non lo so. Come si taunt? Non lo so, intanto l'ho ammazzato. Come si taunt? Non lo so. Sì, tutto. Immunità terreno appiccicoso. Va bene. Ah, sei tornata su Marte. Sì. Devo allenarmi, devo imparare Lucina. Devo allenarmi. Devo imparare Lucina, Sina, Sina, John Sina, pa, 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 pa. Allora, what is this? Sfera abilità. Vediamo se abbiamo qualche abilità. Ah boh. Beh, 35. Allora, questa è cos'è? Danni dello scudo. Aumenta i danni inflitti allo scudo dell'avversario. Sì. Potrebbe essere simpatico. Perché quando si parlano a meno. Va a meno velocemente. Aumenta la resistenza dello scudo. Difesa più con danni bassi. Frenata migliorata. Strumenti di recupero più. Smash caricato conservato. Lo vuoi? L'hai detto che cosa fa? Sì. È buono, no? Sì. Così non. Anche se lo tieni, rimani così. Perfetto. Vadi. Se fai la family 6 in 8 persone paghi solo 2 euro, variano di poco Lucina e Mart solo come usano la falchion, perché Mart usa la punta, Lucina tutta la spada. Lo faremo. Che non cos'è? Andare là. Devi andare, devi fare tutto il giro di questa cosa, sì. Brittany. Allora, incontro a tempo, vinci entro il tempo limite, il nemico diventerà più potente mangiando del cibo, gli strumenti fluttueranno verso il nemico, bastardo. Sei un po' stronzo. Jack dice che questo è per te, Bloody. Vediamo che cos'è. Vediamo. Nel frattempo che si apre, io torno a controllare che cosa c'è. Cioè, che cosa mi conviene tenere? Lei? No, direi proprio di no. Perché vedi là lo scudo. Devi deve avere uno verde. Per essere super efficace, diciamo. Per non avere il... Ok. Il malus. Allora, attacco. Cosa sta partendo? Che non... non lo so, ora vediamo. Intanto lo faccio qua a tempo. Ah, and her name is Lucina. Giù, sì. Spengola. Merda, merda. Caspita, è un po' difficile sta cosa, eh? Dici? Sì. Lui diventa più forte mano a mano che mangia... Merda. Merda. No, vabbè, è difficile sto coso. È difficile sto coso, no? Niente. È peccato, grazie al cavo. Peccato. Fa tanto casino. Che cosa? Chi? John Cena. Ah, John Cena. Her name is Lucina. È maledetto sto coso. Il problema è che diventa più forte man mano che mangia ste merde. Merda. Ce la puoi fare. Sto coso sbutta Pikmin. Mi sono stancata. Di questi Pikmin in meta mi... Ma dai, che tanti!
Ogni tanto nel dubbio tanta. Madonna, gli hai spaccato la vita. Me. Gli hai spaccato la vita. Immunità ai campi di gravità. Potrebbe essere Ma sai che credo che possano servire per determinate sfide alcuni? Sì, appunto. Bisogna stare attenti a cambiarli spesso, secondo me. Dipende da cosa affronti. Ok, sì, devi... fammi rivedere un attimo la mappa che ti dico. Perfetto, cioè, va bene, infatti lo faccio questo centrale. No, dovevi... sotto il fungo rosso devi andare. È bellissimo. Cambia formazione. Devi tenere uno celeste. Che non abbiamo, qua lui abbiamo. Chespin! Guarda quanto è sicura di sé Simona, taunta la vita. Perché? Cattiva al punto, perché taunti, tauntare è irrispettoso. Quando sono tanti la gente, è come se dici non vale un cacchio. Esatto. Perché secondo te valgono qualcosa, si fa? Quando petano un sacco. Dai. Merda. Guarda come ti aspettano al parco. Eh sì, ma siamo 4 contro 1. C'è no. Fuori qua, aspetta. Tauntare fa bene alla salute, vale, Bloody non hanno ascoltato. Ma io non so neanche come si fa. Ma nemmeno io. Certe volte succede per forza divina. Esatto. Ok, questa è una bella combo. Non lo sapevo. Madonna. Percepisco l'odio per Wario. Piano. Chi cazzo sento... state parlando? Ma con chi parlate? Ma ve lo volete dire con chi con, volete parlare? Con la cupa parliamo. Poveretto Wario. Basta. Il copyright strike. Il copyright strike da morire. No, dove vai? Per prendere quelli che abbiamo praticamente. Questo per esempio è un altro verde. E mo vuoi prendere Link? E dove devi andare? Qua sotto? Sì. Perfetto. Falco. Ah. All'attacco. Go to the attack. Vai all'attacco, per favore. Oh, non mi fa godere delle musiche, porca miseria. Lui è stato il mio primo gioco che mi ha approviato a Mario & Co. Una grill che si chiama Grill. GG. Buttalo da quella parte della mano. Dammi il tempo. Brava. Pitch. Il povero Chding. Incontro con una bacchetta lip, colpisci un avversario per prosciugarla. Beh sì, avevamo già uno simile. Però adesso hai un Chding. Un Chding. Approcciato. Ah, Wario è stato il primo gioco che ha approcciato a Mario. Ah. Incredibile. Dica dove devo andare. Devi... sì, l'unica via. Quella là. Avrei bisogno dell'aiuto di sfidi adatti a eliminare gli ostacoli totali sulla strada. Grazie, grazie. Se riesci a guidare la barca potrai attraversare il lago. Quindi? Devi andare dall'altra parte del lago. Eh sì, ma non mi sta facendo fare niente. Possibile. Ragazzi, aiuto. Perché non posso mettere... vedi? Perché non posso mettere spiriti? Wario Land per GameCube, madonna.
Forse perché stanno facendo la grotta per il momento, quindi... One moment, dice Bess. Sì, nel frattempo... Nel frattempo io meno. C'è una grill che si chiama grill. Sì, perfetto. Vedi, loro hanno due slot, aspetta. Spiriti. Mi ricorda molto Maria Reynard, questa Charlotte. Yes. Questo è Papyrus? No, sto scherzando. Sarebbe bello trovare i trofei di Papyrus, visto che c'è il coso di Sans. Il costume. Che è comunque un DLC. Esatto. Già, guarda! Come? Ah, ok. Ti ha salvato la campanella. Chi? GG. Grill. Grazie. Sto diventando brava con Marte, dai. Ho scoperto la colma del tzatzatza. Tzatzatza? Zorro. Zorro. La volpe. Oddio, no. Ti sono prego. La volpe. Ti prego, no? Sì. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è andare da questa parte, oppure andando scendendo, oppure ancora provare a sbloccare questo personaggio mentre ci siamo. Clefairy indemoniato. Ah, forse ci serve un... Forse ci serve un aiutante. Ci serve un aiutante che ci fa andare da quella ecco, parte. Ecco, vediamo. Ecco. Adventure mode. Spirits require to overcome obstacles. Servono degli spiriti per farti superare degli ostacoli. Nel frattempo faccio Pikmin qua. Allora. Nel frattempo picchio Pikmin. Bridge repair. Per Link, Monsieur. Bomberman o Porpi Bibro Giuni. Allora ti dico. Forse Lapras. Ci serve un Lapras per Beachside Town Transportation. Ah, vai, ah. Adrian. Esatto. È lui, il mitico. Sei sempre... Madonna, gli ha spaccato il vetro! Sì. Con quanta brutalità! Sì. Abbiamo sbloccato Olimar. Sei sempre un passo avanti a me, Adrian. Ma, Gioia, sto giocando io, vuoi giocare tu adesso? No, fai tranquillo. Oh la Madonna! No, ci serve Lapras. Sono convinto che è Lapras che ci serve, beh. Uno di questi Cyrus e Riz, Guardsman Board. Cioè, praticamente, alcune volte ti serve uno... tra quelli che possono aiutarti. Ma quindi io per il momento dalla Link non ci posso andare. Esatto. Va. Perfetto. Allora andiamo da quell'altra parte che è l'unica zona utile, tipo questa. Mm-hmm. Tecnicamente chi dovrei mettere? Uno blu. Sì. Però forse non mi conviene, così siamo a patta, ma almeno ho le due abilità forti. Vabbè, dai. Che accade? Niente, stavano muovendo cose. Te l'ho detto, Bloody, tu attacca con la punta con Marte e vedi i big danni. Sì, mi piace Marte come tipo di gioco. Ovviamente devo provarli, perché per il momento è così. Pam 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 panam. Pam 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 panam. Mi piace sta combo. Ancora, caricalo tutto. No, tutto, va. Non me lo danno il tempo di caricarlo tutto, va. Un uomo può sognare. Melodir. The Melodir. Snake. Peccato, è qua vicino Snake, tra l'altro. È molto vicino nella mappa. Ma quanti ne dovrei ammazzare di sti cosi? 4. Ah, ancora sono tutti lì?
Ok, non tu. Mi sa che ce ne sono 8 in tutto. Mi sa. No, 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 non si stanno respawnando. Brother! Madonna santa! Ha fatto male pure a me, porca Eva. No, ah, bugia, si stanno respawnando. C'hanno due vite ciascuno. Mamma mia. Come si butta sta cosa? Non è ancora tre ore, questa cosa. È quello per gli attacchi normali, insieme. Ecco. Ah, c'è anche il Ray qua. Full Metal Gear, manca solo lo Shagod. Siete rimasti solo voi due. No. Voi due, Mr. Game and Watch. Non credo vogliate sapere dove si trovi? In che senso? Il Death Stranding. Ah no. Merda, no. Comincio ad essere messa male io però. Piano. Che stronzo. Ma che stronzo. Il Sailanthropus. Ah, è vero, il Sailanthropus c'è anche. Mi dimentico sempre di quello. Mi dimentico sempre di Metal Gear 5 in realtà. Oltre che di Peace Walker. Oh, che palle. Antigravità. Di nuovo? No. Questo è buono. Microde, guarda, va. Aumenta molto la capacità di salto e la velocità, ma ti rende vulnerabile al lancio. Eh? Stai urlando. Perché? Vabbè. Snake, what have you done? You changed the future. You create a time paradox. E manco quelli della saga sul è vero, anche quelli non li caga mai nessuno. Neanche Kojima stesso, probabilmente. Esatto. Strangelove, guarda, Peace Walker. È lui? Strangelove è una dottoressa. Allora. Quindi da questa parte si ossessionata vende... con The Boss. Da questa parte si vende Snake. Io sarei per una cosa, visto che sono le 19.31, ragazzi. Noi stasera non penso che ceneremo, nel senso io non ce la faccio. Io voglio solamente un po' di acqua bollita. Sì. Per me sta bene così. Vogliamo fare questa cosa online? Proviamo a farla? Dai. Allora. Perfetto, prego. Thank you. Oh. Pit. No, è Pit. Forse sì. Sì. Ho Pit o Dark Pit. 3, 2, pa, 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 pa. Il mio primo personaggio, ragazzi. pa. Vieni, Pit. I'm waiting for you. Guarda. Attenta che là puoi cadere, se si spacca la... Ah, si è suicidato. Oh. No, bugia. No, guarda che Pit è forte con il volo, eh. Gliel'ho dato uno in culo e gli ha fatto un male cane. Comunque mi sa che non è Lapras ma Cap'n. Non lo so, io penso sia Lapras, però vedremo, beh. Tanto li prenderemo tutti prima o poi. Che si trova nella casa tra Lucario e Pikachu. Strange Lovino, amore di papà, must protect, dice Jack. Questo lui? Non lo so, sinceramente, se è Strange Love o Pit. Merda. No! Salta! Dai, 125%, Pit, dovresti... Non fare sempre quella mossa. Sì, però...
Brava. Oh, sto bastardo. Pete si unisce alla lotta. Che carino Pete. Oh Pete. Punti La Madonna. 2000 gettoni d'oro. Siamo ricchi. Ah, quelle se vuoi rompere altra roba, ma ti, secondo me puoi aspettare. Ok, va bene. Non è Fallen Pit. No. Lo so, però. Allora, come si fa l'online, quindi? Online? Ah, comodo. Intanto online. Utenti con una connessione instabile. Se la tua connessione a internet non è stabile, potresti non essere in grado di partecipare a incontri online. Caricare il replay. Ciao Zoe. Mette così che gli altri giocatori possano assistervi. Comportamenti inappropriati. Azioni seguenti potrebbero essere considerate inappropriate: apportare le palle in attività durante gli incontri, disconnessione, autodistruzione continua, accanimento verso un altro giocatore, nickname inappropriato. Vabbè. Non ce li leggiamo tutti, magari. Tutti in chat, ciao Zoe, ciao Zoe, ciao Zoe, ricambia, ciao Zoe. Che stavo? Non ho idea. Vabbè. Vi devo lasciare che è arrivato un ospite. Ciao Jack, grazie ciao mille. Ciao Jack. Alla prossima. Alla prossima. Vabbè, io rimango fedele. Io rimango fedele. Questo più bello, ciao. Però vediamo che altro c'è. Vedi che altro c'è. Ah, ci sono i personaggi, giustamente. C'è Maria. Che bella. Dov'è Alucard? No, c'è Soma Cruz, c'è il papà Dracula. Dracula, che bello questo. Non so che cosa sia, ma è bellissimo. Penso sia il boss di Brawl. Se Chun-Li? Non so cosa sia. Chun-Li. Ah, Chun-Li. Tom Nook. Super Raiden. E quando iniziano le Lyrix. La gente muore. C'è anche Rathalos. Ci sono quelli di Fire Emblem. Vabbè, abbiamo trovato Takmi. Ti piace così tanto? Takmi. Va bene. You are betrayed. I am betrayed. I am. È Tabu. Tabu è il boss di Brawl. Salve. Ok. Let's go. I challenge my faith. È vero, sono alcune cheat. Forza, combattiamo. Sono le citazioni, è bellissima sta cosa. Andiamoci piano, in bocca al lupo, tocca a me. Dai, con le altre citazioni della Ferenda. Posso cambiare il futuro? È lei, è Lucina. Sì, del mio destino l'abbiamo fatto. Xanxus inspira profondamente. The sky is my stage. Esatto, esattamente, lo sto cercando. Non c'è. Vabbè, ciao, ci sta. Alla fine, ottimo lavoro. Alla prossima. The sky, manca quello. Esatto. Al prossimo incontro. Ottimo lavoro, ci stai, non mollo. Posso cambiare il futuro?
Va bene, io non mollo, ok. Tu non mollo. Con chiunque, sì. Ok. Altre impostazioni, vediamo, notifiche, ricevere, salve. Da Sky Fama Stage, allora. I need to... Tornei online, mischia post degli utenti, opzioni, menu principale... Credo mischia. Manca quella. Affronta gioco... B. Crea un profilo di gioco online. Mischia, ok. Stanza smash. Vedi. Creiamo una stanza smash. Smash. Va bene. Devo cercare una stanza, l'hai creata tu, Andre? Andre, fammi sapere tu. La devo creare o la cerchiamo? Ok. Stanza degli amici, immagino. Appendo due. Sì, però mi devo... no, ti conviene qua, Andre, perché se attacco Discord potrebbe... come dire, bloccarsi tutto. Quindi scrivimi direttamente qui. Vabbè, qua, sei tu, qua. Sei qua. Partecipa, sì. Sì. Mi dichi. È la solita, vattela a ricordare la solita, Andre. Vabbè che tanto siamo qua, quindi se qualcuno si vuole aggiungere, siamo 5 persone che stanno guardando questa live, chi si vuole aggiungere almeno la password la sa. Allora. Ok, dale, prenditi il Joy-Con. Arrivo. Sorprendiamo qua così non facciamo più. Che vi siete detti? Niente, mi ha fatto vedere la collezione Toons. Oh. Con tutti i personaggi. Ah, devo prima scegliere i personaggi, aspetta. Ah, si può giocare sempre uno a uno? No, sì. Credo che si possa scegliere. Eh no. Come no? Non me lo fa aggiungere. Dalla stessa Switch non possono giocare più personaggi? Penso di sì, cacchio. No, io rimango Breath of the Wild addicted. Breath of the Wild. Andre, solamente io posso giocare, non posso mettere Vale anche? Ah, c'è anche lo stage preferito. Lo stage preferito. Non nella stanza, il che è una stupidaggine abnorme. È abbastanza. Castello di Dracula, vabbè, ma che cosa mi stai dicendo? Che magari quando è casuale preferisce... Vabbè, facciamo un colpo io e un colpo tu, Vale. Va bene. Magari forse dopo si può scegliere, nel momento in cui tu fai partire il match. Cioè, guarda si è preso Ike. La rivincita di Ike. Si è preso Ike. Naggia al pappero. Al pappero. 3, 2, 1. Bello, Vampire Killer. Pa-pa. Ah, dai. Sembra in me quando volevo uccidere la zanzara. Cos'è quella roba? Non lo so. Oh. Però gliel'ho fatta pagare. Vabbè. Madonna. Doppia spada di Ike, like Altina.
Ah, ho capito che cos'è. No, no, no! No, no, no! Ma come? Ma scusami. Buttategli contro Roy così Andre muore dentro. Se ce l'avessimo io l'avrei usato. Non ci posso credere. Che è successo? È piccolissimo, non lo posso prendere. Ora non è più piccolissimo. Tu che te ne intendi di Castlevania? Quella medusa che stava là dietro era Carmilla? Non mi ricordo. Oh merda. No raga, io non sono brava in ste cose, eh. Io non sono brava in sto. Ah, no, aspetta, però una in... sono diverse. Che cazzo? Non ho capito che è successo. No, non ho capito che è successo, ragazzi. Non ho proprio capito. Non ho proprio capito cosa è successo. Non ho capito. Io non ho intuito che cosa è successo alla fine. Che cazzo applaudi che sei cazzo come campione? Ha vinto lo sporco, come sempre. Cioè, non ho capito che cosa cacchio è successo alla fine. This is a più 10 hike. Esplosione nucleare. Non ho capito. Ma per... ah, ok, per scegliere. Andiamo alla VAR. Andiamo al VAR. Vediamo Pit. Bellino. Secondo me dovremmo fare molte cose con gli spiriti per sbloccare sì, i personaggi. Sì, penso di sì. Cioè io sto provando cose a cazzo. A cazzo, ragazzi, l'ho detta. Va bene così. Detta proprio... Snake! Dio santo, io odio Snake, lo odio a morte. Andre, tu ti vuoi far odiare stasera. Tra l'altro... tu stasera ti vuoi far odiare. Sallo! Quello Snake con quell'abito là, mi pare che è quello di Ocelot. Alla mimetica che si sblocca quando ammazzi con i tranquillanti Ocelot. Guarda come si avvicina sneaky sneaky. Guarda che stronzo. È Snake, yeah. È Snake. Gli hanno diminuito moltissimo la capacità di volo comunque rispetto a prima. Merda! Madonna! Perché? Santa. Perché aveva tanta... Scusami? Che cosa sta succedendo? Ma buttala sta cosa! Con... eh sì, appena capisco come si fa. Sì. Wow! Wow. Time paradox. Eh sì. Hai cagato il cazzo, Wario. No, quella è voluta entrare nel cast, ma è come entrato come supporto. Con la... quella delle frecce. Oh merda, oh merda. Che cos'è? L'hanno diminuito. Che... bellissima sta limite, però non l'ho preso, bastardo. Vabbè, l'importante è il pensiero. Oh oh, no, oh, it's showtime. Oh oh oh, non mi piace sta cosa. È rimasto it's showtime. Sì, vabbè, però non va bene sta cosa. Sì, va bene, altre due cose le vuoi? Altre due cose le vuoi? È finito lo showtime? Vieni qua che ti robo. È tempo del cipotle burrito. Oddio, no, questa è Carmilla, mi sa. Questa con la maschera. Cos'è questa sta roba? Cosa essere questa? Non lo so, questa? Sarebbe bellissima. Tu dici? Perché sono morta io? Non ho capito. Non lo so. Non ho capito perché sono morta io. Ops. It's showtime. Cos'è sta droga? So. No, 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 no,
è andato da quella parte, vabbè. Vabbè, dai. Mother Brain di Metroid. Ah! Vedi, la cosa brutta è che molte volte, non conoscendo i brand, non sai a che cosa fanno riferimento. Certi comunque con Pit mi trovo un pochino meglio, perché è stato il mio primissimo personaggio su Smash. No? Anche se è un po' strabico nell'animazione quando applaude. Ah, diciamo che l'hanno veramente nerfato, eh? Perché io mi ricordo su Smash Bros. Brawl, quindi quello per la Wii, che volava ad oltranza. Cioè non era difficilissimo da far cadere, perché volava ad oltranza. Ah, è vero. Vuoi che faccio io? Tocca a Vale, io nel frattempo gli cedo. Abbiamo questo trono di spade. Nel frattempo gli faccio una prenotazione. Va bene. Andiamo a disprecare. Purtroppo noi non abbiamo molta scelta, quindi andrò di Linko. Vediamo. Questo mi ispira. Dark Linko. Na 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 na. Ciao Tulla. Ciao Lendo. Ciao amore, via. Ok. Oddio, King K. Rool. Ciao amore, su Brawl potevano planare quelli con le ali. Sì, ma mi ricordo anch'io, adesso che me l'ha fatto ricordare Bobby, che volavano a oltranza. Sì, esatto. Oddio, non sono più le bombe che aveva Link prima. Se mi devi gridare, cosa sei buttato da sempre? Forse. Aia, stronzo. Stronzone. Vattene. Che cos'è sta roba? Ha delle bombe diverse sto Link, però. Morte, che figo, nel background è morte? Bombe. Che figata! Non so che è successo, ma lo apprezzo. Cosa sta succedendo? I don't know. Ma dai, mi mancava pochissimo. Vabbè, uno con sé, dai. Cos'è? Sakurai. Cosa? Oddio. Oh no. Cosa sta? Vado a prendere il trofeo. Vieni qua. Bastardo. Bastardo di un trofeo. Dai, mi mancava un pelo proprio per aggrapparmi. Un pelo di piga. Kawashima di Brain Challenger. Quella faccia là. Guarda quanto è cattivo Link in quella maniera, però. Mi piaceva molto il colore verde acqua, in realtà. Sì, molto. In realtà sono con... Vuoi fare tu? No, fai. Devo fare un po' di spacchettamenti, che tra l'altro stanno andando malissimo, perché un Ike o un Shigure lo stanno spuntando. Aia. No, aspetta. Da là sotto lo vedi, Gabriele. Qua? Lo vedi sì. Ok. Proviamo... Proviamo. C'è un personaggio. Pikachu. Ah no, hanno imparato a dirlo bene adesso. Hanno sistemato adesso. Hanno imparato. Che cosa c'ha? Cappellini, bandana. Pikachu. C'è lui. No, è bellissimo. No, è bellissimo. È il Pikachu. È il Pikachu. Nacho Pikachu. Nacho. Hilda. Se ci fosse la prenderei. Hilda. Hilda.
Hilda. Hilda, Hilda. Comunque con gli strumenti è un maledetto casino. Sì, perché sono l'ago della bilancia, se riesci a prenderne di più, sei più forte. Aglio, aglio. Come, vorrei scendere da qua, gentilmente. Pika, vorrei un attimo, sai. Me lo è. Cosa è successo? Shovel Knight! Hello! 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 No, dall'altra parte, Pika. Hello? Minchia. Pika! Cos'è sta roba? Scusi, venghi qua, signora... Cosa? Cosa accusa? Oh no. Oh no. Un'altra Edelgard. Cosa sta succedendo? Siamo invisibili, tra l'altro. Un'altra Edelgard. Più attacco, meno resistenza. Questa mi sa che è buona, sai? Oh, Yoed. Wow! Fai il tuo dovere, wow. Oh, Yoed. Wow! Wow! Cosa? Scusi? Oh, no. Oh, no. Bellissimo. Che dolore. Povero Pekka. Che dolore. Mi dispiace. Telefono. Mi dispiace, non me ne pento, dato la vita all'Isidri. Ok, non so. Boh. Vuoi fare un po' te? O stai continuando a spacchettare all'infinito? Ma vai, definisco la sfera immobile. La tua nemesis. Allora, la vogliamo smettere? Com'è? Più attacco, meno resistenza. Sai che forse è buona? No, scusami, meno difesa è buona. Fuck. Però dai, stiamo facendo progressi. Scusate, torniamo. Mi dispiace, Pikachu libero, ma non ti so utilizzare. Scegli un personaggio. Un personaggio. Boh, andiamo con... io non so usare nessuno di quelli disponibili. Cioè, non so usare nessuno. Però... Andiamo di Marte. Dai. Andiamo di Marte. Di Marte. Di Marzio. Ora. E un po' lo ricorda. Donkey Kong. Ora. Senso. Un pelo. Mica mia si è avvicinata e mi si è strusciata la gamba. Che cosa? Lei la prima si è avvicinata e mi si è strusciata la gamba. Era. La mia coccola. Aio. Paco, punch! Ma... è morto. No. Maledetto Falcon. Punch! Aia. Che cos'è sta roba? Guarda, tu la vuoi la combo di te? Sì, sì. No, una tisana magari. Ah, non si fa la tisana. È possibile. C'è il finis chiedo schiuma. E... che ha detto? Quindi quella la cosa della Pines. Vabbè, ti ho detto io. Che ci facciamo la cosa di che bisogna utilizzare. Vedi? Mm? Hai capito? Sì. Ok. Dove sto? Ah, io stavo guardando l'altra. Dove sto? Stavo guardando dall'altra parte. Bene, bravo Mark. No.
Aia. Ragazzi, vi saluto che vado a cena, va bene Bear, grazie per essere stato con noi. Ciao Bear. E buona cena. Ci sentiamo dopo su Discord. Ciao. Ah, facciamo sì. Facciamo la chiacchierata. Vediamo un po'. Mi dispiace, ma io sono un impedito. Non so cosa... Devi premere sempre per il personaggio lo okay. Ascolto direttamente. Sì, no. Dica. Se non facciamo la costruita, tu ti fai una tisana, una pomila, se non è? Mm, vabbè. Ok. Perché mi pare che lo voglio il tè. Ah, vabbè, allora anche. Una, sì, sì. Vuoi fare un po' te, sì? Ah, no, fai. Poi te la scendo. Devo finire lo spacchettamento. Lo spacchettamento quanto durerà, però? 200 passo a scuola. 200? Cioè, li vuoi buttare così? Ti ho detto che mi serve Shigure Hype. Ho capito. Ho capito, ma tu non But we got trouble. We got trouble, non va bene. Dai, un'altra serie. Sì, ma è fine. Ma è fine. Bella, Vampire Killer, però dopo un po' rompe i coglioni. Ma perché non fate casuale al secondo? Metti... Cos'è sta roba? Bester, mi esce sempre Esther, ma basta, lo devo uscire. Cosa sta succedendo? All'infinito. Bomberman. Dai una mano. Bomberman. Dai una mano a tutto ciò. Bomberman. Affinché questa cosa termini. Dopo questa, Bomberman. Riuscito di cuore. Riuscito col cuore. Col cuore. Perché tanto? Ah, ancora c'ha quella mossa, Ness. Perché? Sì. Perché? Tanto. Ops. Mi piace un sacco quella mossa. Piquet Thunder? Piquet Thunder? Sì. Cosa vuole questo? Se tira giù, se va giù lui è fatto. The Mort. C'è una Mr. Bill! Mia. Victini. Oddio, è molto... È sempre OP questa volta. No, era molto più OP in Brawl. È OP, era molto più OP. Ciao, guarda. Guarda. Sai, devo scazzare, guarda. Sì, c'è il fire. Cosa sta succedendo qua? Sono ufficialmente lo spoiler. Grande laser della morte. Vai a bomba Snow. Cosa sta accadendo? Andre, non puoi sfuggire al tuo destino. Non puoi. Non puoi. Non puoi. Roy. Roy, vedi? Dico che non può sfuggire al suo destino e Bloody trova Roy. È un segno. È un segno del destino. Non riesci più a resistere. Sì, però tutti quelli rossi li sto trovando tranne Ike, ricordiamo. Tranne Ike, è la maledizione di Ike, probabilmente. Ike non perdona, Bloody. Ike non perdona. Scegli il personaggio.
Proviamo Zelda. Vediamo com'è. È male, eh? Vedi, però c'ha i colori di la sua versione Twilight Princess. Sì. Almeno questi erano un po' più scuretti, sì, erano sì. Quelli. Poi c'è versione sposa. No. Vediamo questa. Poi questo. Che succede? Ah, sì, grazie. Poi caso va. No, quello aspetta, voglio, della voglio. Aspetta. Arena Ferox, where are you? Arcipelago. Questa che è? Torre dell'orologio? Street Fighter? Midgar? Sì. Poi Midgar? Diciamo che magari tra 10 minuti sappiamo. Sì, già che è tardi. Mario America. Cos'è sta roba? America. Perché Mario? It's a me, America. Mario che è il pollice in su di Donald Trump. Se non è un Roy è là. Usciteoni. Io non c'entro, giuro. Cos'è sta roba? Ho creato un cavaliere spettrale? Cosa? Può essere. Au. Oh, yeah. Yeah. Cosa? Latios, bello. Latios. E questo? Cosa è successo? Come, scusami? Cosa cazzo è successo? Non lo so. Oddio, non dirmi che è Sephiroth. No, era un coso a cavallo. Un coso a cavallo? Sì. Ma posso dire? Vieni qua, Mario. Idraulico di merda. La triforce. Claudio! Hai trovato Claudio? Claudio! Lodi si sta facendo i migliori spacchettamenti mentre Claudio. Noi ci ammazziamo malissimo. Dimmi che sei buono, Claudio. Più velocità, meno difesa. Ah, sì. È buono. Meno resistenza, forse, ma non ne sono sicuro. Oh, Claudio. Perché Claudio. Sei tu, Claudio? Fear the deer. Come ti stai facendo? Io sto morendo malissimo nel frattempo. Fear the deer. Non ti fai un po' no, schifo? No, per niente, le ho sudate queste 600 sfere. Ifrit. Lo conosco pure io, Ifrit. Cosa è? Fatto benissimo, tra l'altro. È bellissima questa arena. Oddio. È bellissima questa arena, cioè è un'arena imprevedibilissima. No. Voglio quella cacchio di palla smash. Se solo la... Sono morto. Visto, tanto va male alla palla smash che ci lascia la vita. Io mi sorprendo di più che tu stai spacchettando l'ira di Dio nel frattempo. Questo Claudio, chi è che sapevo usare io che non mi ricordo? C'era qualcuno che sapevo usare? Ike? Sei sicura? Mm. Usavi o Ike o Snake? Guarda, sembra uno Stormtrooper. Ma l'abbiamo sbloccata, Samus?
Samus è sbloccato perché uno di quelli iniziali di Smash, ah, del primissimo, sì, c'erano lui, Pikachu, lei più che altro, Ganondorf. È diverso però questo Ganondorf da quell'altro che c'era su Brawl. Com'è successo? Non lo so. Vieni qua, Sfera. Cos'è sta roba? Oh mio Dio, Bahamut? Sì. No, ma sta arena è bellissima comunque, raga, eh. Sì, fatta molto bene. Che cosa sta succedendo là in alto? E Bahamut ha preso, mi sa, no? Oh. Mega flare. Non so cosa sta accadendo, ma apprezzo. Make Mario great again. Oh, parte sbagliata. Pa 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 pa. No, ho sbagliato. Pop. Au. Oh no. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tuttissimo. Prendiamo sta roba che brilla. C'è un pescione o un drago? No, forse un drago. Cosa sta succedendo? Fine! No, vedi, è diverso però, sembra più pixeloso rispetto a quell'altro. Nel frattempo troppo. Make Mario Land Great Again. Mario versione Trump. Vuoi fare tu l'ultima? No, sto finendo di spacchettare, raga. Dai, facciamo questa. Tu ormai ti sei presa bene dello spacchettamento e me ne compiaccio. Vaffanculo, sempre questo. A più 10 la posso portare questa qua. Concludo con chi concludo, Claudio? Con quello che sa dare meglio, va. Nessuno. Spamma con Kirby. Spamma con Kirby. È la sua nemesi. Va bene, spammo con Kirby. Sembra più un naso. Kirby versione... versione... Come si chiamano i cattivi di Kingdom Hearts? Le ombre, gli Heartless. Io voglio trovare l'arena Feros, maledizione. Forte... Arena Feros! Vai, andate. Arena Feros! Yaholt! Sono ufficialmente sotto le 100 sfere. No, sei sotto le 100 sfere? Ma vi sta distruggendo questa cosa sia a te che a Andrea. Sì, ma non esce Shigure, non esce manco un Ike, non l'ho preso io, e quello è il brutto. In purpose! Quanto è bella questa canzone, madonna. È bellissima sta canzone. Che cos'è? Cosa sta accadendo? Cosa accade? Pa 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 pa. Oh, ho sbagliato parte. Cos'è? Non lo so, ma sono contento. Non so che è accaduto, ma sono contento lo stesso. No. Un
Yabba! Scusi, palla smash? Che per caso può venire di qua? Grazie, palla smash. Scusi, Andre, può venire qua? Bastardo. Pigli sta smash. Pigli sta palla smash. Let the games begin. Che cazzo è sta roba? Questo non italiano che spamma robe. Mimikyu, dove c'è qualcosa che non mi... Mimikyu, scusi? Mimikyu di Metal. Oddio. Oddio. Oddio il lag. Oddio. Potente. Scusi? Signorina, mi lasci? Non mi lascio. No! Bravo. Mi sono suicidato! Bravo! Bravo! Una banana! Con questa banana vincerò tutto. Ho una banana e non ho paura di usarla. Oh, Mercedes! Mercedes? Mercedes com'è? Cioè, mi ricordo che non è niente di che. È neutra quando è così. Batman. Aio. No! Scusi, Andre. Che per caso può venire qua? Me lo date uno scigure? Me lo date uno scigure? No! Ya! Ehi! Ya! Ehi! Tempio. Au. Non so che è successo, chi ha vinto. No. No, sono chiaramente il vincitore morale di questa cosa. Io avevo un cattivo di Kingdom Hearts e dovevo vincere. No. Vale si è salvato in corner? Per cosa, Xans? Comunque io direi che possiamo staccare, mi sono un po' rotto il cazzo di perdere. Diciamo che abbiamo fatto abbastanza. Dobbiamo comunque sbloccare tanta roba ancora. Esatto. Questa è stata la prima volta che abbiamo giocato. Esatto. Diciamo. Dai. Io ero più cattivo. Non è vero, Andrea. Tu hai una placca di metallo sulla faccia, non puoi essere cattivo. Anche Leonardo DiCaprio l'aveva, eppure nella Maschera di Ferro non era lui il cattivo, giusto? Giusto. Ah, per gli altri, Starless. Bene. Quindi ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questa live. Bloody, tu hai da dire qualcosa? Che mi sto rompendo il cazzo, non trovo né scigure né hike. A tre ore che sto spacchettando, più di due quattro. Ma hai tante 5 stelle però. Hai tantissimi 5 stelle. Sì, ma mi serve a me quello, se non trovo la quello. Stanza è stata eliminata. Niente, schiocco di Thanos. Attenzione, prima che vi copierai strike, no? No, nessun strike. Giocatore Yakuman. Abbiamo un giocatore, God. Che cos'è sta roba? Attacco più con danni alti. Vedi come fa? Se subisci molti danni, la potenza di attacco aumenta per un po' di tempo. Non è malissimo. It's not very bad. Hai ottenuto la tua prima scheda Smash. Grazie. Hai partecipato a 10 incontri. Grazie. Grazie, grazie. Siamo brave persone, lo sappiamo. Quindi ragazzi, nuovamente noi vi ringraziamo, noi ci rivediamo in questi giorni se ci andrà di fare altro. Allora sicuramente venerdì
Se non usciamo, più che altro, perché venerdì eravamo lì per decidere se uscire o meno. Sabato pomeriggio sicuramente per Bloodstain nel mio canale. E domenica con Fire Emblem. Venerdì e domenica dovrebbe essere Fire Emblem. Yes. Quindi, quando ci va, se ci andrà, faremo qualcos'altro su Super Smash. E adesso sto odiando sto banto di merda. Basta, con calma. Quindi noi adesso ci godiamo un po' di tranquillità. Un bel tè, camomilla, caffè, ammazza caffè. E ci rivediamo alla prossima. Grazie ragazzi, gli ultimi rimasti in live li saluto perché sono una brava persona. Non come chi non saluta gli ultimi rimasti. Vaffanculo, io saluto tutti quelli che ci sono. Mi, quanta gente. Allora, Xanxus, Another Viewer, Cheshire Cat, Commander Root, Electrical Longboard, Fallen Andrea, GZ, Let Me Play, no, Lurx, Nastia 6996 e Streamlabs, che è un... Ragazzi, hashtag I'm Shigure. Sì. Hashtag I'm Shigure. Sì. Hashtag pray for Bloody. Sì, gli ultimi 20 spera, sì. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Buonasera. Come si chiude I'm questa Shigure. Merda?